La settima giornata del campionato di pallavolo Serie B2 femminile propone per la Fenice Libera Virtus una impegnativa sfida in trasferta contro la formazione salentina di Cutrofiano. Le ragazze opantine, allenate da Francesco Sgarbi, dopo la bella vittoria ottenuta lo scorso weekend al Palasport Nando Di Leo di Cerignola contro il team della Fenice Libera Virtus, vincendo nettamente per 3-0, affrontano una formazione che si trova nelle zone basse della classifica, ma che comunque è da non sottovalutare. Cutrofiano ha 6 punti all'attivo con 2 partite vinte, 4 perse, 6 set fatti e 14 subiti, mentre le Pantere Opantine 13 punti all'attivo in classifica, 4 vittorie, 2 sconfitte, 14 set vinti ed 8 persi. Il divario dunque sia in termini di numeri che di gioco è importante, ma è altrettanto stesso utile dover continuare ad andare avanti in una fine settimana che si preannuncia importante. Per Beatrice Bettinari, una delle giocatrici di punta delle Pantere, l'importante è andare lì cercando di fare una bella prestazione e anche di tornare con i 3 punti. La trasferta forse è una delle più lunghe che abbiamo, loro nonostante la classifica non sono da sottovalutare per niente, e anzi cerchiamo di prenderci un punteggio pieno e trattare questa partita come tutte le altre. Sì.